Aniscemi, Caltanissetta, attorno alle sorti del MUOS, quella di ieri è stata un'altra giornata di forti tensioni. 3 poliziotti contusi, 2 attivisti agli arresti domiciliari dopo gli scontri tra forze dell'ordine e dimostranti che si oppongono alla realizzazione nella base siciliana del sistema di antenne satellitari di supporto alle operazioni militari della NATO e degli Stati Uniti. Un gruppo di dimostranti ha cercato di bloccare, nel momento del cambio della guardia, l'accesso ad una colonna di automezzi che trasportava personale in servizio nella struttura militare. I comitati, che ogni giorno protestano pacificamente nei pressi della base, hanno denunciato infiltrazioni di manifestanti violenti e continuano la loro opposizione al programma di potenziamento delle antenne che le autorità militari americane vorrebbero completare in Sicilia entro il 2015. Venerdì prossimo il TAR si pronuncerà sul ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato per conto del governo italiano, dopo lo stop all'autorizzazione dei lavori disposto dal governatore della Sicilia Crocetta. Gli abitanti di Niscemi non si fidano delle rassicurazioni fornite dagli Stati Uniti sul livello delle emissioni elettromagnetiche che sarebbero state testate nelle 2 installazioni già operative in Australia e alle isole Hawaii, ad una distanza ritenuta di sicurezza dalle abitazioni civili. Ciò che potrà diventare la stazione di Niscemi, che dipende dalla grande base americana di Sigonella, continua a fare paura.